Cari amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina Rosso Rimmon. Oggi facciamo un piatto tipico della tradizione del ghetto di Roma. È una verdura, io però la faccio light perché sarebbe molto più pesante di così. Sono i torselli light. Per 4 persone occorrono 4 cespi di lattuga riccia, sale, pepe e olio d'oliva. Bene, ora si comincia a cucinare, si comincia a far sul serio e io mi metto il mio grembiule Rosso Rimmon. In una pentola di acqua bollente salata vado a buttare i cespi interi della lattuga. Si devono solo un po' ammorbidire, non devono stracuocere. L'acqua è salata. Copriamo con un coperchio e li facciamo ammorbidire. Allora, l'insalata si è acciaccata, adesso la tiriamo su e cespo per cespo lo mettiamo nell'acqua fredda. Per farla acciaccare così ci sono voluti solo 10 minuti, non di più. L'insalata va strizzata molto bene, un po' ci si brucia, e va messa su un telo a asciugare. Una volta tagliati vanno divisi in due parti. E poi vanno coperti con un altro straccio e pressati bene per asciugarli. Bene, adesso li mettiamo, sono asciutti, li mettiamo in una teglia da forno. Li saliamo abbondantemente. Li pepiamo abbondantemente. Ci mettiamo sopra l'olio. Dovrebbe essere olio abbondante, ma io l'olio abbondante non lo metto mai, quindi un po' di olio così. Dovrebbero friggere nell'olio, ma insomma non si fa. Io non lo faccio. Adesso li mettiamo in forno caldo a 180 gradi. Quando hanno fatto la crosticina, si girano e si fa fare la crosticina anche dall'altra parte. Dopo 20 minuti, anche 25, si sono abbrustoliti. Adesso li giriamo dall'altra parte. E facciamo la stessa cosa, sale abbondante. Olio. Il pepe non ce lo rimetto perché l'ho già messo dall'altra parte, tanto che posti non mi piacciono. E li lasciamo un'altra mezz'oretta in forno. Bene, i torselli sono pronti, li abbiamo lasciati in forno 20-25 minuti da una parte, poi un quarto d'ora dall'altro per farli diventare scuri e croccanti. Io vi saluto e vi ringrazio e come sempre e soprattutto Rosso Rimmon vi augura bete a voi. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividete. Bete a voi.